Cari lettori, fan e amici di storie, oggi siamo qui per fare quattro chiacchiere con una ragazza che si mette alla console per farci ballare, Frenzy DJ. Racconteremo e parleremo della sua vita e del suo percorso. Passiamo subito all'intervista, ecco a voi Frenzy DJ. Sicuramente la passione per la musica ha influito tantissimo. A me è sempre piaciuto ascoltare musica fin da quando ero piccola. Infatti mi ricordo quando da piccola mixavo in modo artigianale le cassettine con la dance anni 90. E niente, poi io comunque da giovane andavo a ballare, ho frequentato questo locale, ho conosciuto la proprietaria di questa discoteca che mi ha dato la possibilità di imparare. Mi ha dato fiducia, ho iniziato lavorando in questo locale per 3 anni, facendo appunto, diventando DJ resident, e così ho iniziato. Poi questo locale l'ho abbandonato, ho iniziato il mio percorso da sola. Ti rispondo subito a nome d'arte, perché vabbè, tutte, non so, non devo ancora cercare di capire la risposta, cioè me lo sto domandando da tempo, perché tutte le mie amiche sempre cercano di trovarmi dei soprannomi. Hanno iniziato Franci, Frenci, Frenzy, così sono arrivata a Frenzy, ho mantenuto questo nome e così poi ho iniziato ad usarlo ovunque e così è nato Frenzy DJ. Solamente, solo mia madre mi chiama Francesca quando ha qualcosa da rimproverarmi. Però le donne sono comunque considerate sempre un po' con sospetto, non è un po' diversa la classificazione tra DJ uomo e donna, cioè le donne magari quando le vedono in console cercano di capire se sono lì perché sono brave o se sono lì perché magari hanno fatto qualcosa per essere in questo modo, quindi sono guardate un po' così, e l'unica è cercare di dimostrare di essere capaci e di farsi valere in questo mondo un po' così maschilista ancora, troppo. Il primo traguardo che ho raggiunto è stato sicuramente l'acquisto della mia prima console, che ho comprato 7 anni fa. E lavoravo, ma comunque non ero indipendente economicamente, quindi ho dovuto chiedere un finanziamento per riuscire a comprarmela. Ho iniziato a suonare nei vari locali, a comprarmi tutti i CD, a comprare piano piano ogni cosa che mi è servita per raggiungere il mio obiettivo. Spero comunque di non fermarmi qui, perché comunque la strada è ancora tanta. Can't describe how bad it feels inside. La mia vita oggi sicuramente è incasinata. Suonare è comunque una passione per me, perché non mi porta al guadagno che vorrei, quindi rendermi indipendente sotto quel punto di vista. Vorrei ovviamente raggiungere questo obiettivo, ossia fare solo questo, suonare, produrre musica e basta. Purtroppo al momento non posso permettermelo, quindi è comunque un hobby, una passione che ho nel fine settimana, coltivo nel fine settimana, e per ora rimane così. How bad it feels inside. Il mio genere preferito non c'è, o meglio, ce ne sono tanti. A me piace molto l'electro house, l'house, tech house. Genere commerciale, tutti i DJ lo disdegnano perché sembra che sia una cosa bruttissima, a mio parere comunque la musica commerciale ci vuole quasi sempre. Mi adatto sì e no, dipende ovviamente dalle serate. Ci sono serate dove posso diciamo spaccare di più, quindi fregarmene tra virgolette della gente e mettere solo quello che piace a me. Serate invece particolari dove devo far divertire la gente e magari sono costretta, diciamo, a mettere dei pezzi dove che magari non vorrei mettere, ma purtroppo per accontentare la pista si fanno certe cose. Io non sono la classica DJ che dice no, sono solo la mia musica e basta. Io comunque amo far divertire la gente, quindi spazio un po' tra i vari generi tranquillamente.
sicuramente partecipare al concorso Chic & DJ piuttosto che finire su qualche giornale, su qualche rivista italiana, ha contribuito a darmi una spinta in più. Però quello che io amo è quello di, mentre sono una serata, vedere il proprietario di un locale che viene da me, mi contatta, mi chiama e mi dice: io voglio te per il mio locale. Quindi quelle, a mio avviso, sono le emozioni più belle e le cose migliori, o meglio, quando qualcuno ti sente, non ti vede da una rivista, ma ti sente e apprezza quello che fai. A mio avviso, se una persona si avvicina per la prima volta ad una console, dovrebbe archiviare la modalità computer, quindi optare piuttosto per la manualità, quindi comprarsi due lettori CD, o meglio due giradischi, un mixer, e imparare da zero. Ora vabbè, tutti iniziano col PC e tanta gente, grazie a questa facilità, non sa cosa voglia dire suonare davvero. Quindi se uno vuole veramente imparare, dovrebbe iniziare così. Io purtroppo ho iniziato in questo modo, ma a causa un furto non ho più attrezzatura, non ho più niente, quindi mi sono adeguata, sono passata al digitale anch'io. Però rimpiango l'analogico, quindi il mio consiglio è quello di puntare sicuramente su quello. Poi una volta che si è affermati, si è capaci di manipolare e di utilizzare comunque questa strumentazione, allora sì, si può passare magari a un eventuale digitale. Potete trovarmi in giro per il nord Italia, sono spesso nella provincia di Brescia, di Verona, di Bergamo, Milano, Varese, dipende un po' dai periodi. E ho un sito web che si chiama www.francescaconforti.com, dove ogni mese carico i DJ set più importanti e dove è possibile appunto sentire il mio sound e scaricare queste tracce. Io vi ringrazio e a presto, ciao! You read me wrong.